Questa è la mia ultima lettera. Tra poco la sentenza sarà eseguita. Sono abbastanza calmo. Eppure è duro, in piena salute, con tanta vitalità e desiderio di lavorare, essere tolto alla vita, a una cara moglie e al bambino. Ma, carissima Nell, siamo in guerra e ne cadono a migliaia. Addio, mamma. Tua figlia Lubka se ne va nell'umida terra. Non dobbiamo soltanto pensare a noi stessi e a quello che al momento succede. Ciò che ho passato e riflettuto negli ultimi mesi mi ha ancora più convinto della necessità di combattere per una società migliore. La prossima pace non durerà molto, ma le possibilità di combattere contro la guerra e per la pace saranno molto più grandi. Oh, cara Nell, speriamo che Polti e i suoi piccoli amici e amiche vengano risparmiati dal nuovo pericolo. Avessero almeno loro una vita e un avvenire migliori. Se anch'io, almeno in parte, ho contribuito a questo intento, allora la mia vita e il mio lavoro non saranno stati inutili. E anche solo il tentare giustifica che si viva e muoia per questo scopo. Nell, sii forte. Non essere triste. Vivi coi vivi e per il piccolo Polti. Oh, carissima, vorrei ancora dirti mille cose e consigliarti, ma nel futuro dovrai fare tutto da sola. Decidi tu stessa di come disporre delle mie cose. Non siamo mai stati affaristi. Forse potrai scambiare un paio di buone cose, per esempio il cappotto e le scarpe, con qualcosa di utile per te e Polti. È venuto a casa nostra, ci ha detto: vostro padre lo hanno ucciso. Mia madre ha detto: cosa? Lui ha detto: non bisogna più contarci su di lui. Poi i francesi sono venuti ancora, allora siamo andati nella foresta e la Francia ci seguiva per prenderci. Siamo rimasti nella foresta e quando non avevamo più niente, né biancheria né niente, siamo partiti sulla frontiera con mia madre e le mie sorelline. C'erano molti rifugiati. Quando andrò in Algeria, mio padre non ci sarà più. Era di statura media, mi diceva: amore mio.
Thank you.